58 anni, non dà lavoro a nessuno, perciò lui lavora da 9 anni questo angolo, da 9 anni, mai creato nessun tipo di problema, una persona proprio, come posso dire, super gentile, super morbido, 9 anni, un angolo, proprio questo angolo, lui vendeva la sua roba. Ha aperto una partita IVA, fatto camera di commercio, chiesto un licenza itinerante e cercando di sopravvivere, questa è la verità. Mio padre lavora da 9 anni come ambulante. 16 gennaio, prima volta subito un'aggressione da un gruppo, poi anche 20 gennaio. Già perso vista di un occhio e un altro occhio vede poco, e oggi è intervenuto un'altra volta chirurgica per il naso. Denuncio anche che erano soldi in sua tasca perché deve andare a comprare merce, circa 1500 euro, ma abbiamo trovato in tasca solo 180 euro. E anche io sto in timore, qualsiasi momento può essere, questi ragazzi organizzano anche contro di me, in quanto conosce anche a me. Vero, c'è un gruppo dei ragazzetti che sta preparando ogni minuto, ogni secondo, un attacco verso qualche ambulante. Noi e anche nostra famiglia c'è paura per uscire solo qua, perché questi ragazzi non lo so con chi vanno la prossima volta, per questo tutto che ambulante, anche famiglia c'è in giro, c'è un po' paura. Io sono benzinaio via di Saliciani 11, 7 volte rapina, rubato e menato, io andare di carabinieri, andare polizia stazione, loro prima parola devi andare avvocato. C'è telecamera e targa numero, tutti aiutati di polizia e carabinieri, loro non trovare niente. Quello che subiscono tutte le persone che cercano di travalicare le frontiere o le persone che vengono qui per lavorare o per trovare una vita migliore, quello che subiscono un giorno potremmo subirlo anche noi. Noi dobbiamo dare informazione a tutto il mondo. Dico ragazzi, ce l'avete tutti in Facebook, Twitter, WhatsApp. Dillo due parole in inglese, bengalese, italiano, fa vedere il mondo che in Italia come sta andando.